Spettacoli, televisione. Sabato 7 agosto 2021, rassegna stampa, leggo.it. L'Unione Sarda Videolina, ANSA. Il film è l'ossessione del PM che vuole acciuffare il colpevole. Da alcune ore viene riportato quanto dichiarato dall'attore bergamasco Alessio Boni al quotidiano La Stampa. L'annuncio riguarda lo sbarco su Netflix del film Yara, che lo vedrà protagonista nei panni di un colonnello. Nei panni dei protagonisti principali dovrebbero cimentarsi Isabella Aragonese nella veste del pubblico ministero. Letizia Ruggeri, che il regista Marco Tullio Giordana, riferendosi alla PM, ha così sinteticamente inquadrato: un personaggio contropelo, all'inizio sola contro tutti, fa di testa sua, brusca. Impaziente, va in giro in moto, si allena alla box. Il film è l'ossessione del PM, che vuole acciuffare il colpevole. Improntato in particolare sulle complicate indagini genetiche. In sostanza è un film sull'indagine. Massimo Bossetti sarà interpretato dall'attore Roberto Zibetti. Tra i suoi film come interprete, Addio fottuti musi verdi, Pasolini. Figli di una rivoluzione minore, Non ho sonno, I cento passi, Nella terra di nessuno, A casa di Irma, Io ballo da sola. Yara avrà come protagonista la giovanissima Chiara Bono. Il maresciallo dei carabinieri sarà interpretato dall'attore milanese Thomas Trabocchi. Tra le sue interpretazioni, Linda e il brigadiere e la dottoressa Jo. Tra le altre partecipazioni importanti si possono annoverare quelle in Don Matteo, Distretto di Polizia, Ali Baba e i 40 ladroni. Ma il cielo è sempre più blu. Queste le parole di Alessio Boni. Non è facile entrare in una vicenda di cronaca così vicina, così drammatica che ha coinvolto tutti. Non ci sono molti dettagli sulla pellicola. Dopo l'iniziale titolo, Il lupo e l'agnello, oggi il film ha, sembra, definitivamente il suo vero titolo, Yara. La tredicenne di Brembate, scomparsa il 26 novembre del 2010 a Brembate di Sopra, è trovata cadavere nel campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011, a distanza di oltre 10 anni. La drammatica storia diventa un film, quando ancora, nonostante i 3 gradi di giudizio che hanno condannato Massimo Bossetti, all'ergastolo, i suoi 2 storici difensori Salvagni e Camporini. Convinti dell'innocenza del proprio assistito, hanno presentato un ennesimo ricorso in Cassazione per visionare i reperti. Richiesta che sarà esaminata il 16 novembre prossimo venturo dalla Cassazione. Thank you.
Dietro le quinte, fuori dal grande palcoscenico mediatico, i veri protagonisti. Antonio Negroni, ex autista di Clusone, il primo a fare il nome di Ester Arzuffi. Paola Asili, tecnico polizia scientifica, la prima ad indicare la linea patrilineare di Ignoto 1 nel ceppo dei Guerinoni. Grignani Pierangela, biologa, la prima ad avere individuato la corrispondenza dell'allele. Numero 26, tra Ester e il figlio Massimo. Tenente Mocerino Giovanni, all'epoca maresciallo, ex comandante stazione dei Carabinieri di Clusone, basandosi sulle confidenze ricevute da Antonio Negroni. Riferendo queste confidenze alla PM, porta, la stessa PM, per scrupolo, a procedere a più approfondite analisi, dando l'incarico a Carlo Previdere e dalla sua assistente Paola Grignani di effettuarle. Una parte determinante, nel film, da quanto è parso di intuire, nonostante nulla è trapelato in merito, sarà affidata all'attore milanese Thomas Trabocchi che interpreterà il ruolo di maresciallo. Di comandante di stazione, ricoperto a suo tempo proprio dal maresciallo Giovanni Mocerino. Questa è una mia supposizione, e come tale deve essere tenuta in considerazione. Antonio Negroni, ex autista di Clusone, vive con la moglie, in campagna, alla Selva, a Clusone. Intervistato dai giornalisti del quindicinale locale a Raberara, rivela che Guerinoni Giuseppe potrebbe avere un figlio nella bassa. Dopo quell'intervista la moglie, che non era in casa, quando sono andati a trovarlo, va su tutte le furie ed impedisce a qualsiasi giornalista di avvicinarlo. Ma ormai il dado è tratto. Negroni viene sentito in procura, dove peraltro era già stato interrogato, ed è lì che farebbe il nome di Ester Arzuffi. L'eco di Bergamo. Più della genetica poté la memoria, venerdì 20 giugno 2014. Sicuro? La svolta sul caso Yara, grazie ai dubbi dell'autista di Clusone. Ed ad un carabiniere, maresciallo Mocerino, che alle nuove tecnologie ha affiancato il vecchio metodo delle scarpe consumate e delle chiacchierate al bar in cerca di informazioni. Su un caso che stava diventando un incubo. La svolta sul caso di Yara ha un nome, quello di Antonio Negroni, autista di anni 69, di Clusone, ex collega di Guerinoni. La scorsa settimana è stato lui a contattare il sottufficiale dei Carabinieri, maresciallo Mocerino, raccontandogli le confidenze che il Guerinoni gli aveva fatto, a riguardo di Ester Arzuffi. Madre di Massimo Bossetti, il maresciallo, gli ha così ricordato che il DNA della donna era già stato prelevato e comparato con quello dell'allora, ignoto 1, ben 2 anni prima, con esito negativo. La replica di Negroni ha scatenato il tutto, sicuro? Il carabiniere aveva così ritenuto opportuno riferire tutto al PM Letizia Ruggeri, che, per scrupolo, ha deciso di far ricontrollare. La provetta in laboratorio. E qui la scoperta finora decisiva, quel DNA, insieme ad altri 1800, era stato comparato erroneamente con quello della madre di Yara e non con quello di Ignoto 1. E dal successivo esame all'Università di Pavia, la rivelazione, i profili genetici di Ester Arzuffi e quello dell'assassino di Yara, hanno un gene distintivo, allele, molto particolare. Diverso dagli altri e soprattutto simile. Pierangela Grignani, biologa dell'Università di Pavia, ricercatrice, incaricata assieme al professore e collega Carlo Previdere di effettuare la comparazione tra il profilo genetico di Ignoto 1 e il profilo genetico di Massimo Bossetti. Fallito il tentativo effettuato dal professore Emiliano Giardina, l'incarico conferito al biologo Carlo Previdere e dalla sua assistente Grignani Pierangela.
consiste nel procedere ad un nuovo confronto dei 532 DNA mitocondriali, stavolta con il DNA di ignoto 1. Il professore Carlo Previdere fa presente di essere venuto in possesso del DNA mitocondriale di Yara, attraverso l'esame da lui effettuato su un frammento di tessuto osseo che gli era stato consegnato, esame che gli ha consentito di risalire all'aplotipo di Yara Gambirasio. In precedenza il risultato dei 532 confronti del DNA mitocondriale effettuati dal professore Emiliano Giardina per risalire alla madre di Massimo Bossetti o quantomeno risalire alla linea materna, aveva dato esito negativo. Negativo perché il confronto dei 532 DNA mitocondriali era stato effettuato con il DNA mitocondriale della vittima Yara Gambirasio. Dopo il negativo risultato, appunto, si è pensato di confrontare il DNA mitocondriale delle 532 persone, 423 femmine, 109 uomini, che avevano lasciato l'Alta Valseriana per i comuni dell'isola bergamasca, con il DNA di ignoto 1. L'incarico è stato dato, in questo caso, al professore Carlo Previdere e dalla sua assistente ricercatrice Pierangela Grignani, biologi dell'Università di Pavia. Quando il DNA nucleare di ignoto 1 è stato messo a confronto con il DNA mitocondriale di Esther Arzuffi, è emerso, continua Carlo Previdere, che entrambi i DNA presentavano un elemento in comune. Un elemento, un allele, rarissimo presente nella popolazione europea a detta dei consulenti soltanto nella percentuale dello 0,10%. Avevo il campione di padre e madre. È stata sufficiente a questo punto una banale analisi. Risultato: Esther Arzuffi è la madre di ignoto 1. Un allele che verrà distinto dai due biologi Previdere e Grignani con il numero 26 e che, a detta di Carlo Previdere, è stato un faro. L'elemento che di fatto ha portato ad identificare in seguito ignoto 1 con Massimo Giuseppe Bossetti. Sarebbe stata proprio la Grignani a notare, per prima, questa singolarissima coincidenza. Paola Asili, nata a Cagliari, funzionario Polizia di Stato. Direttore tecnico Polizia Scientifica. Si occupa di genetica forense. Ha iniziato ad occuparsi del caso Yara Gambirasio dal settembre 2011. Lavora presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Roma. In questa occasione il laboratorio ha fatto da supporto a quello della Polizia Scientifica di Milano limitatamente ad alcune specifiche analisi. Analisi soprattutto di confronto e di comparazione. Tra i 5.750 campioni di DNA e quello di ignoto 1. Come strategia abbiamo scelto di analizzare il cromosoma Y per risalire alla linea patrilineare partendo da Damiano. La dottoressa fa notare che il software che ha analizzato la traccia del DNA ha fornito un elettroferogramma perfetto. Il diagramma ha fornito una serie di bandierine verdi. Nessuna rossa ad indicare eventuali anomalie. Mai segnalato un errore. Le analisi presentano un aplotipo, Y, molto similare a quello di ignoto 1. Da questo soggetto Damiano Guerinoni. Si è potuto risalire alla linea patrilineare. A seguire viene analizzato il DNA di Pier Paolo Guerinoni, che presenta un DNA molto simile. Pier Paolo è sicuramente un parente ancor più caratterizzato. Si è provveduto a caratterizzare tutta la famiglia di Pier Paolo. La madre di Pier Paolo, il fratello Diego, la sorella Daniela. Per risalire al profilo del padre defunto, Guerinoni Giuseppe. Abbiamo chiesto effetti personali. Da parte della famiglia c'è stata piena collaborazione. Hanno messo a nostra disposizione una serie di cartoline e la patente.
Sulle cartoline sono stati rinvenuti troppi profili misti, in un'altra cartolina un profilo singolo. Si è appurato che il padre biologico di Ignoto 1 era Giuseppe Guerinoni, nato evidentemente fuori dal matrimonio. Il funzionario, Paola Asili, è la prima ad indicare la linea patrilineare di Ignoto 1 e l'opportunità di indagare, per varie conferme e maggiori certezze. Sul piano delle analisi, sul ceppo dei Guerinoni. Onorificenze Giovanni Mocerino, maresciallo, ex comandante stazione dei Carabinieri di Clusone. In occasione della festa dell'Arma dei Carabinieri, tenutasi a Milano il 5 giugno 2018, un encomio solenne è stato conferito all'ex maresciallo Giovanni Mocerino, già comandante della stazione dei Carabinieri di Clusone. Per le indagini e le investigazioni poste in essere, che hanno portato all'arresto dell'autore dell'efferato delitto, di Yara Gambirasio, comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Un riconoscimento speciale è andato altresì al comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo per le indagini svolte sull'omicidio di Yara Gambirasio. Grignani Pierangela, anno 2017. Comune di Inverno e Monteleone, Pavia. Premiata la genetista del caso Yara. Conferita la benemerenza civica alla ricercatrice Pierangela Grignani. Grazie al suo contributo si giunse a dare un volto ad Ignoto 1. Colonnello Gianpietro Lago, comandante e direttore del reparto investigazioni scientifiche di Parma, RIS. Originario di Fontaniva, nato a Cittadella, Padova, nel 1964. Maturità scientifica al Da Ponte, a Bassano, laurea in biochimica all'Università di Padova, dottorato in scienze forensi, laurea in giurisprudenza a Roma. Responsabile nazionale del progetto Creazione Banca Dati DNA. Biologo forense da 25 anni. Ascolta la radio. Adora la filosofia e tra i libri preferisce Cent'anni di solitudine. Mutandine. Slip. Le mutandine presentano motivi grafici vistosi, bordi rossi, orlatura bordi rossi, tessuto di nylon. La documentazione riguarda la parte anteriore e posteriore. La parte posteriore risulta copiosamente interessata da sostanze cadaveriche. L'esito dell'analisi del DNA di Yara, quale risulta da 8 prelievi, è accettabile, buono, ottimo.
Le considerazioni generali riguardanti lo stato del reperto devono tenere conto dei fenomeni di rallentamento dovuti principalmente a due fattori. La stagione invernale fredda determinata da acqua e neve e che il fianco posteriore fosse non contaminato da escrementi, fosse pulito. Il colonnello Lago fa una pausa ed una premessa. Tracce che non sono visibili neanche con il microscopio elettronico, possono oggi essere individuate attraverso una particolare luce, analisi con lampada crimescope, che riesce a fare emergere tracce diversamente non individuabili con altri mezzi, nemmeno con il microscopio ottico. Le lampade crimescope producono una luce speciale, una lunghezza d'onda. Delle luminescenze producono una luce bianca. Nella parte laterale posteriore destra degli slip si scopre un taglio, speculare a quello dei leggings. Una incisione, non uno strappo o l'azione di un animale. Il 31 dicembre, il primo prelievo in prossimità del taglio. Accanto al taglio una traccia mista di sangue. Si approfondisce meglio l'esame degli slip. Sugli slip e sui leggings vengono riscontrate 25 tracce miste poste in 24 settori dei numerosi quadranti rettangoli di centimetri 3 x 1,5 in cui è stato suddiviso lo slip. Si effettuano 4 prelievi. Nel primo è presente solo Yara. Il secondo prelievo è poco pulito, brutto. Da non poter essere considerato utilizzabile, la quantità è bassa. Oltre a Yara, c'è qualcosa oltre a Yara. Il terzo è negativo, non compare nemmeno Yara. Nel quarto, emerge per la prima volta una mistura, una traccia mista, in un rapporto di 3-2, tra Yara ed un soggetto sconosciuto, di sesso maschile che d'ora in poi, verrà chiamato ignoto 1. Il fantasma del campo di Chignolo d'Isola è un illustre etereo innominato, privo di qualsiasi identità e di qualsiasi altro dato utile agli inquirenti. Poiché non si aveva alcun elemento a disposizione e si brancolava completamente nel buio, ed essendo, altresì, utile ai fini investigativi. Cercare di appurare determinati valori somatici del presunto assassino, il PM il 26 settembre conferisce al colonnello Lago l'incarico e l'autorizzazione di potersi recare in America. Serviva il dato a fini investigativi. Lago va in America. Ero a conoscenza di un progetto del Ministero della Difesa statunitense riguardante le analisi genetiche con finalità esclusivamente investigative. Attraverso gli studi si cercava di stabilire l'origine etnica della persona. Si studia attraverso il DNA l'origine etnica delle persone e non solo. Oggetto di studio anche altre caratteristiche, quali il colore dei capelli e degli occhi, il tipo di pigmentazione ed altro ancora. Lo studio porta a concludere che il soggetto sconosciuto denominato ignoto 1 al 94,50% potrebbe avere occhi chiari ed è con moltissime probabilità un uomo originario dell'area padana. E quanto emerge? Anche dagli studi effettuati in collaborazione con la George Washington University ed il Laboratorio di Antropologia Forense di Firenze.
un indizio importante per il proseguo delle indagini. Dopo questo viaggio, il risultato è stato che ignoto 1 aveva gli occhi chiari al 94,9%, con probabilità fortemente indicative. Sottoposti a studio genetico, ad analisi cromosoma, 3 campioni. Il 31G esterno, 31G2, 31G6. Il colonnello Lago fa alcune precisazioni di carattere generale, riguardanti il DNA nucleare e il DNA mitocondriale, e l'utilizzo vario dei risultati delle analisi. Le analisi del DNA e le loro strutture di banca dati del DNA vengono indirizzate solo a finalità investigative. Il DNA mitocondriale viene trasmesso da ciascuna mamma a tutti i propri figli, maschi e femmine. I mitocondri sono nell'ordine di poche migliaia, variano da una quantità di 13.500 a 17.000. A differenza del DNA nucleare, la cui singola cellula è costituita da circa 3 miliardi di pioli, una scala lunghissima costituita da 3 miliardi di pioli. Dopo queste argomentazioni a carattere generale, si ritorna a parlare del caso specifico, in seguito ad una precisa domanda. Il DNA mitocondriale di ignoto 1 nella traccia mista. Nella mistura non è stato trovato. Ha una spiegazione sul fatto che non ci sia? Il colonnello Lago non si sottrae alla domanda. Di norma, afferma il colonnello. Il DNA nucleare si degrada prima del DNA mitocondriale, che è più resistente. In questo caso si sono invertite le parti. Si è degradato prima il DNA mitocondriale del DNA nucleare. Il DNA mitocondriale non era più leggibile. È un fenomeno che non conosco. Non c'è in letteratura scientifica. Quindi potrebbe essere un caso non anomalo. L'esame del DNA mitocondriale si è fatto pochissime volte. Così, la sua assenza, sul piano numerico, non è scientificamente provata. Il DNA mitocondriale è stato cercato pochissime volte. Perché quando si entra in possesso del DNA nucleare, il DNA mitocondriale non viene studiato? Di solito non si analizza la componente mitocondriale di una traccia mista. Lo si è fatto nel caso di ignoto 1, per tentare di risalire alla madre, prima che avessimo trovato il figlio Massimo Bossetti. I casi studiati pochissimi. Si contano sulle dita delle due mani. Si può parlare di un caso anomalo? E direttamente la presidente Antonella Bertoia a formulare la domanda. Non me la sento di dire sì. L'assenza del DNA mitocondriale in questa traccia mista è un fenomeno che non conosco. Posso approdare su Marte e scoprire che i sassi su Marte hanno una forma piramidale, invece che rotondi, posso arrivare in quel punto e solo in quel punto. Mi aspetto di trovare dei sassi rotondi, perché sono quelli che conosco. Li posso trovare invece a forma piramidale. È qualcosa che non conosco. Non ha senso. Non mi porta a nessuna conclusione che mi supporti di più, per capire come possiamo fare a trovarla. L'assenza del DNA mitocondriale è un fenomeno che non conosco. Parlando della traccia mista.
dove è stato rinvenuto anche il DNA di ignoto 1, Lago asserisce che è convincente la forza di questo dato, ripetuto numerose volte. Ritorna numerose volte. Sulle numerose ripetizioni sullo stesso strato. La riguardo 10 volte. Il numero dei marcatori 52, 24 autosomici, 16 cromosoma Y, 12 cromosoma X, di cui 23 marcatori. Utilizzati solo per l'identificazione, più altri per altri dettagli e per definire il sesso, danno sicurezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Il margine di incertezza è talmente ridotto da essere trascurabile, marginale. Ripetutamente sollecitato se la sua è una certezza, Lago sottolinea che la certezza attiene alle fedi, non alla scienza. Lago continua. Dai 17 marcatori in poi, il risultato non si può mettere in dubbio. Dai 13 in giù si può discutere. La comunità scientifica ritiene che dai 15 marcatori in su, il margine di errore è infinitesimale, anche se con 6 marcatori il margine di errore è pari solamente al 2%. Calcolo di probabilità. Secondo le tabelle della Random Match Probability, prendendo a caso un individuo, le possibilità di riscontrare un soggetto con le stesse caratteristiche del DNA di ignoto 1 è pari a 1 su 20 miliardi, in alcuni casi, in altre combinazioni è pari a 10.000 miliardi di miliardi. E il colonnello, il primo a dare al fantasma nero dell'ignoto l'unico elemento. Gli occhi azzurri, che caratterizzano, con probabilità elevatissime, il volto sinora del tutto informe del soggetto sconosciuto, denominato ignoto 1. La figura del suo viso avvolta nel buio e nel mistero presenta, per molto tempo, quest'unico indizio. Il fantasma del campo di Chignolo ha ora, per gli inquirenti, un primissimo tratto somatico. Indicativo, gli occhi azzurri. Lunedì 18 ottobre 2021, a Bergamo al Cinema Capitol, è andato in scena il film Yara del regista Marco Tullio Giordana. Riproposto nella giornata di martedì 19, verrà proiettato. Anche oggi 20 ottobre 2021. Dal 5 novembre sbarcherà su Netflix.
Tra gli interpreti principali Alessio Boni, nei panni del colonnello Lago, Isabella Aragonese nella veste del pubblico ministero, Chiara Bono nei panni di Yara, Roberto Zibetti nei panni di Massimo Bossetti e Thomas Trabocchi nei panni del maresciallo. Il film è stato proiettato inoltre al cinema UCI di Orio Center e da Curno. La partecipazione del pubblico, causa forse una mancata campagna pubblicitaria, è stata limitata a pochissime unità. Come già detto, il film Yara sarà visibile dal 5 novembre su Netflix. Venerdì 26 novembre 2010. La mattina del 26 novembre 2010, come tutte le mattine nei giorni di scuola, Yara prende il pullman delle 7 per andare da Brembate di Sopra alle scuole medie delle Orsoline in via Brosetta a Bergamo. A scuola, la mattina, non era successo nulla. Così conferma Chiara, una sua compagna di classe, che era stata sentita per telefono dalla madre la sera della scomparsa. Un suo compagno di classe, Mauro Besana, all'epoca compagno di classe di Yara, afferma che Yara il giorno era serena, che era in buoni rapporti con tutti. Non ricorda che venisse presa in giro o che avesse qualche simpatia particolare per qualcuno. Yara, dopo essere stata a scuola, rientra a casa per il pranzo. Le conoscenze della sorella, Yara precisa che ebbe, erano limitate all'ambiente della palestra e della scuola. Per lei il comportamento di Yara era normale anche il giorno. Yara, dopo pranzo, effettua un login alle ore 14:17. Effettua un logout alle 15:08. Usava il computer di famiglia, non aveva un profilo Facebook. Usava internet solo per scambiare messaggi normali con studenti tedeschi, essendo la loro scuola abbinata ad una scuola tedesca. Dalle 15:08 studia. Kebba, era nato un battibecco tra noi su chi dovesse portare il registratore in palestra, poi ha voluto andare lei. Ore 15:45, Kebba esce per andare a giocare a pallavolo. Ore 17:30, Yara esce di casa. Indossa, secondo la testimonianza della madre, un paio di leggings neri, una felpa, un giubbino, una maglietta azzurra, porta con sé i guanti che erano un mio regalo. Le scarpe All Star nere, inoltre le chiavi di casa, il lettore musicale e il cellulare, più lo stereo che doveva consegnare alle insegnanti di ginnastica ritmica in palestra. Deve rientrare per le 18:45. Tempo massimo di ritardo di Yara 10 minuti. Ore 17:40. Yara arriva in palestra. Ilaria Mecca è arrivata alle 17:30 in palestra, si è fermata con me circa un'ora. Ore 18:25:01.
Essendo ancora in palestra, Yara riceve dall'amica Martina Dolci un SMS: a che ora ci dobbiamo trovare domenica? Sono le 18:25:01. Yara non risponde subito. Forse il cellulare era sul silenzioso. Daniela Rossi. Alle 18:35, 18:40, mancavano 25-20 minuti alle 19, quando Yara è venuta a salutarmi. Alle 18:40 Yara saluta e va via. Mamma mi aspetta. Nel corridoio che porta alla porta principale di uscita della palestra, Yara saluta con un sorriso Francesco e Fabrizio, un signore che si era recato in palestra per prendere ed accompagnare a casa la figlia della sua compagna. Francesco e Fabrizio è l'ultima persona ad aver visto Yara. Yara, analisi del film. L'eccessivo protagonismo sopra le righe che il regista affida, nel film Yara, al ruolo della PM, penalizza, in qualche modo, la storia ed i suoi innumerevoli protagonisti. A cominciare da uno dei protagonisti principali del processo che è stato il comandante dei RIS, colonnello Lago, interpretato da Alessio Boni. Sovrastato dalla continua incessante presenza in ogni dove della PM, che lo relega in qualche scena, anche a portapacchi viene chiamato in causa, principalmente in modo attivo. Solo al termine del filmato, per chiarire le circostanze che hanno indotto i militari, per esigenze di comunicazione, a fornire i video dei passaggi del furgone alla stampa. Per il resto, principalmente, fa scena muta, pur essendo presente spesso sulla scena. Sempre al termine del filmato viene offerta, solo, per qualche attimo, la parola ai difensori dell'imputato, in particolare ad un esagitato Salvagni.
Di sfuggita, senza concedergli parola alcuna, si nota accanto all'imputato e da Salvagni l'avvocato Paolo Camporini. Sorte analoga è riservata agli avvocati di parte civile, del tutto assenti nella trama del filmato. Non si sa se per loro scelta o per scelta dell'autore del film o chi per lui. Tutto questo mentre la Isabella Aragonese, la PM, scorrazza in moto e prende a pugni il sacco della box. La moto ed il sacco della box ritornano spesso ad intervalli costanti. Nell'intenzione del regista, la furia con cui la PM s'accanisce contro il sacco da box dovrebbe dimostrare la tenacia e la testardaggine della Ruggeri che, come recita la locandina del film, va avanti nonostante le proteste soprattutto da parte della politica, il senatore, che chiede risultati a fronte delle enormi spese. Della gente che grida adesso basta e chiede la revoca del suo mandato. Rifiuta in qualche modo, poi, la PM di essere affiancata, di avere un coadiuvante uomo. A margine e solo al termine del filmato è proposto il colloquio in carcere tra la moglie Marita e suo marito Bossetti sul doveri quella sera. La figura del predatore Bossetti viene affidata nel filmato al furgone che tra le ombre della sera, tra i fiocchi della neve, cerca di abbordare per strada la tredicenne Yara. Appare all'inizio del filmato il predatore e ad intervalli regolari quasi a significare i numerosi passaggi. Mentre durante la requisitoria di primo grado, dopo avere accompagnato con le sue teorie Yara in via Morlotti, la PM aveva alzato le mani dichiarando di non potere affermare con certezza cosa sarebbe successo dopo. Nel filmato, affidandosi al regista, prospetta ad intervalli il suo pensiero sulla dinamica di come Yara potrebbe essere finita nel furgone. Lei accetta il passaggio. E poi, riepilogando le numerose ferite riportate da Yara, prospetta l'aggressione sul campo di Chignolo mentre lei tenta correndo di scappare. La figura di Esther viene ridotta ad un tampone salivare. Ridotta ai minimi termini la complessa gestione dell'intero processo in aula da parte del presidente e della sua assistente. Nessuna menzione per la cattaneo autrice dell'autopsia. Risalto viene dato alle ricerche effettuate dai cani molecolari e dalle fameliche aggressioni che gli addetti stampa le riservano in ogni dove. Non potendo farne a meno, viene dato risalto alla ricercatrice Paola Asili, la prima ad individuare il ceppo dei guerinoni. Viene dato risalto, poi, alla riesumazione del cadavere del guerinoni. Alla vicenda del primo ricercato, il marocchino Mohamed, e ai genetisti Previdere e Grignani, principali artefici dei risultati genetici che hanno prima portato ad Esther Arzuffi e poi a Bossetti. Quest'ultimo appare per la prima volta sospeso su una passerella in un cantiere di Seriate, dove si è proceduto al suo arresto. L'eccessivo protagonismo sopra le righe che il regista ha affidato al ruolo della PM ha finito in parte per amputare parti fondamentali e sostanziali dell'intera vicenda. Eliminati gli avvocati di parte civile, in particolare l'arringa del difensore avvocato Andrea Pezzotta, alla quale, ripetutamente, la sentenza di primo grado fa riferimento. Ridotto ai minimi termini il discorso sul DNA mitocondriale, tema più volte presente e caposaldo difensivo, attraverso un brevissimo accenno da parte dell'avvocato Claudio Salvagni. Messa sotto il tappeto l'insinuazione di Bossetti sul collega operaio Massimo Maggioni. Ridotte ai minimi termini le intercettazioni alle quali la sentenza di primo grado fa ampio riferimento e dalle quali l'avvocato Andrea Pezzotta attribuisce la patente di una confessione extragiudiziale, è la moglie che parla per lui. Dov'eri quella sera?
messa ai margini l'ampia illustrazione dei due capitani dei RIS Staiti e Gentile sulle analisi delle tracce degli slip ed in particolare della traccia principe la 31G20. Non menzionate le argomentazioni sul DNA del genetista della difesa Marzio Capra, al pari delle precisazioni del genetista della parte civile Giorgio Portera, che ha fatto rilevare l'errore di comparazione commesso dal consulente genetista dell'accusa Emiliano Giardina. Affidati, infine, ai titoli di coda i numerosi esposti sui reperti e la loro ancora non conclusa travagliata storia. Decisioni definitive dovrebbero essere prese in merito, a novembre, privati di alcuna menzione. Gli avvocati Enrico Pelillo e l'avvocato di parte civile per Massimo Maggioni, la dottoressa Carlotta Biffi. Monco delle argomentazioni principali e delle tematiche che sono state le colonne portanti che hanno caratterizzato il processo, è rimasto il film. Che non è altro che il dramma dei genitori di Yara, Fulvio e Maura, per la scomparsa e la perdita della loro figlia, ed il dramma della PM, terrorizzata dall'idea che analoga sorte possa essere riservata alla propria figlia. Nasce da questa simbiosi dei due sentimenti delle due madri. Il dolore per la perdita di Yara, la signora Maura, e la paura di perdere la propria figlia, la PM, il continuo dialogo che si intreccia tra le due principali protagoniste. Una la PM ripetutamente presente e l'altra meno, Maura, ma la cui ombra e presenza aleggia in tutto il filmato. Anche in questo caso si nota all'interno del film una sovraesposizione di questa tematica rispetto alla vera storia della vicenda Yara ed una ulteriore intrusione di una problematica, assolutamente condivisibile e rispettabile da parte del PM. Ma sua personale, tutto questo nel film è intervallato dalle sue escursioni in moto e dai suoi allenamenti in palestra. Per interposta persona, poi, il PM esprime ancora una volta che Yara e Bossetti in qualche modo si conoscessero e che Yara, dopo avere ripetutamente cercato di sfuggire in qualche modo, al predatore, che si aggira continuamente nel film, con il suo furgone, infine, Yara apre lo sportello e volutamente sale sul furgone. In contrapposizione a quanto sostenuto in aula dagli avvocati della difesa e dagli avvocati di parte civile, che hanno sempre escluso che i due si conoscessero e che solo con l'inganno o con la forza Yara sarebbe finita nel furgone. E, sempre per interposta persona, riepilogando le ferite riportate da Yara, riscontrate dalla dottoressa Cattaneo nella sua autopsia, la PM intervallandola, ripetutamente, attraverso diverse scene. Accenna al predatore che rincorre Yara nel campo di Chignolo rincorrendola ed assalendola alle spalle. Ritornando al film che principalmente non è altro che la rappresentazione del trauma che accompagna una madre per la paura di perdere una figlia. La PM porta sulla scena un suo personale problema comune a tutte le madri. La PM lo fa notare quando apostrofa la figlia che si era allontanata senza permesso alla ricerca di una merendina senza che ne venisse informata e lo fa notare lasciandosi andare ad un sonoro cazzo. Anche in altri casi, il PM, nel film, traspone nella pellicola le sue argomentazioni e le sue idee riferendosi alla volontà politica e di massa che vorrebbe esonerarla dall'incarico lasciandosi andare in questo caso ad un altrettanto sonoro cretino. Ed ancora lasciandosi andare ad alcune considerazioni che avrebbero fatto sulla sua persona, diranno che la Ruggeri è una scema. La PM o il regista poteva evitarsi i giri in moto. Gli allenamenti in palestra, le valutazioni di cretino e scema, le considerazioni generali sulla politica e sulla magistratura. Per fortuna la magistratura è indipendente?
Una frase sibillina foriera di più significati da quanto si evince anche, nel film, dallo sguardo stupito del procuratore a cui la PM si rivolge. Se il tema del film fosse stato il dolore ed il dramma di una madre, avrebbe potuto sintetizzare meglio il dolore della madre di Yara e soprattutto sintetizzare il suo e dare più spazio magari anche al dolore di altre madri. Di Esther che scopre di essere accusata di avere generato un assassino, di Marita, di Laura la consorte di Guerinoni tradita a sua insaputa, di tutte le donne sottoposte al prelievo del DNA additate in qualche caso come possibili meretrici di notti d'amore con il Guerinoni e perché no del dolore di Giovanni Bossetti scomparso tra atroci dolori per la vicenda di un figlio non suo che ha sempre in vita ritenuto e amato come suo. A margine si riporta quanto detto dall'avvocato Claudio Salvagni: se è l'esaltazione o la celebrazione di una parte, lascia il tempo che trova. Analoga e similare dichiarazione era stata rilasciata dall'avvocato in occasione di altre due opere, Yara, DNA di una indagine e il docufilm su Yara, in cui alla difesa era stato sempre riservato un ruolo marginalissimo. Ancora Salvagni: stiamo aspettando che il tribunale fissi la nuova udienza per accedere ai reperti, per tentare di riaprire il processo. Rassegna stampa settimanale oggi, numero 44 del 4 novembre 2021. Cristina Rogledi. A parere dell'avvocato Claudio Salvagni, la ricostruzione del giallo di Brembate riproposta cinematograficamente e prossimamente su Netflix dal 5 novembre non dice tutta la verità. A suo avviso il film Yara contiene 5 errori. A. Un DNA incompleto, manca il DNA mitocondriale. L'avvocato sottolinea che la sua assenza non ha avuto una spiegazione. Ci si è limitati a definirla un'anomalia. Nel film si sente ripetere che è di Bossetti senza alcun dubbio. Ma se in quel DNA c'è un'anomalia, come può costituire una prova valida? Oltre al DNA mitocondriale della vittima è presente un altro DNA mitocondriale sconosciuto e probabilmente è quello del vero assassino. B. Il cellulare di Bossetti.
Nel film si dice che ha agganciato la zona di Brembate e poi è stato spento sino al mattino dopo. L'aggancio è avvenuto un'ora prima. Non è affatto vero che il telefono di Bossetti sia stato spento dalla sera alla mattina. Il telefono non era spento, semplicemente non ha generato traffico, non ha fatto né ricevuto telefonate. C. La madre di ignoto 1. Nel film viene attribuito alla madre un allele rarissimo. Fa notare che l'affermazione è una enfatizzazione per dire abbiamo trovato l'allele che identifica senza dubbio la madre. In effetti è stato rinvenuto 2 volte su 400 persone. D. Le ricerche pedopornografiche. Vagine rasate di adolescenti. Si tratta di frammenti di stringhe che nei siti hot si aprono passando con il mouse sopra le icone. Non è stato trovato nulla di pedopornografico. Bossetti assieme alla moglie guardava film hard. E la polvere di calce nei polmoni e nelle ferite di Yara e di Tondini nelle sue scarpe. Fa notare l'avvocato che i cani molecolari hanno portato subito a Mapello e che il papà di Yara frequentava i cantieri e che accanto alla casa di Yara c'era un cantiere aperto. Non per ultimo nel film si dice che al 94% ha gli occhi azzurri. Lo studio fatto in America ha dimostrato il contrario. L'avvocato Salvagni continua. Non siamo mai stati consultati dal regista del film. Considera questo un ulteriore errore. Ulteriori note critiche. Nel film la PM, attraverso ripetute ed intervallate opinioni ed ingerenze personali, si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. Ma così facendo ha messo in secondo piano il mastodontico lavoro riguardante l'intera indagine, penalizzandone, seppure limitatamente, la trama e l'imponente e mastodontico lavoro della sua ciclopica inchiesta. Ne ha un po' per tutti. Rivolta al suo superiore, non sono proprio una dilettante. Mi sono occupata di mafia a Caltanissetta. Invade il campo della politica dando del cretino a qualcuno. Invade il campo della giustizia, per fortuna la magistratura è indipendente. Riporta sulla scena sue personali passioni moto e karate. Declina l'invito di essere affiancata da un coadiuvante uomo. Ne ha anche per se stessa, diranno che sono una scema. Interferenze ed ingerenze che hanno tolto spazio a fatti e problematiche che avrebbero meritato da parte del regista, autore del lavoro, maggiore considerazione. Le ultime dal carcere. Bossetti scrive poesie, si è classificato terzo in 2 premi letterari. Thank you.
Bossetti e il film su Yara Gambirasio. Dall'incontro in carcere di Claudio Salvagni con Massimo Bossetti. Ne abbiamo parlato e non mi ha espresso l'intenzione di volerlo vedere. Non vuole assistere a una celebrazione del PM Letizia Ruggeri, ha detto l'avvocato, riferendo le parole di Bossetti in merito. Per Salvagni ci sarebbero delle gravi inesattezze. È un film che mette in secondo piano la povera vittima. Esalta, forse secondo uno stile un po' vecchio, il lavoro del pubblico ministero. Ritengo non sia assolutamente rispondente alla realtà. Enfatizza solo una parte. Noi non siamo mai stati interpellati, giustamente perché ognuno può produrre il film nel modo che ritiene più opportuno. Ma se si vuole fare un documento che si avvicini alla storia, che sia un documento storico, secondo me deve informarsi e sentire anche la difesa. Nell'incontro con Bossetti in carcere. Continua Salvagni, abbiamo parlato delle attività processuali, sta aspettando che venga fissata finalmente questa udienza a Bergamo. Dopo 5 mesi dalla sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, a Bergamo non è stata ancora fissata l'udienza. A commentare il film prodotto dalla Tao 2 di Pietro Valsecchi. È Alessio Boni. Io interpreto un comandante dei carabinieri, mentre Isabella Aragonese è il pubblico ministero Letizia Ruggeri. In sostanza è un film sull'indagine. Non è facile entrare in una vicenda di cronaca così vicina, così drammatica, che ci ha coinvolto tutti, ha aggiunto ancora Boni. La vicenda è incentrata sulle capillari indagini che portarono a trovare prima il profilo genetico dell'assassino, ignoto 1. E poi alla condanna definitiva all'ergastolo del muratore Massimo Bossetti che continua a dichiararsi innocente. Yara, questo il titolo del film. È stato girato non nella Bergamasca ma a sud di Roma, a Fiano Romano e Monte Rotondo. Ad interpretare Yara la giovane attrice Chiara Bono. Mi sono preoccupato che non fosse scossa. Sono ruoli che spaventano. Ha talento, solarità, innocenza, voglia di vivere. Sono le caratteristiche che aveva Yara, ha spiegato Marco Tullio Giordana parlando dell'attrice protagonista. I genitori di Yara sono interpretati da Sandra Toffolatti e Mario Pirrello. Giordana, parlando dei genitori di Yara, ha poi affermato: non li ho visti. Non voglio star lì a rievocare un dolore e una sofferenza che non finiscono mai.